Lei ha dichiarato al... Presidente, io vorrei dire una parola, se me lo consente. Sì. Io ho giurato perché, come sempre, devo giurare, però io non confermo niente, perché non sto collaborando, sono 2 anni. Questo è tutto. Questo lo devo dire. Non vuole ripetere? Io non confermo niente di quello che ho detto, perché sono 2 anni che non sto collaborando. Va bene, ma lei a questo punto è interrogato come teste. Quindi... Ma io non rispondo nemmeno come teste, signor Presidente. Ma come teste lei incorre nel reato di reticenza. Va bene, incorriamo al reato di reticenza. Non ci sono problemi, signor Presidente, perché io sono 2 anni che non sto collaborando. Lo sanno tutti i magistrati di Napoli, quindi andiamo alla reticenza. Problemi non ce ne sono. Senta, vuole che le leggo quello che lei ha dichiarato? No, ma non confermo niente io, signor Presidente. Lo può leggere, io non devo confermare niente e non devo dire niente, questo è tutto. Non chiedo l'arresto delle barra in aula. E sono da 20 anni dentro, signor Presidente. E sono 20 anni, chiedo scusa. Sì, sì, non interrompo. E perché personalmente ritengo che il barra doveva essere sentito ai sensi dell'articolo 450 bis. Va bene, barra, può andare. C'è stato per voi e malavita. Che indosso cosa sai, sta serenato. E si chiama Oriemma Giovanni. Sì, sì. Lei preliminarmente deve dirmi se intende o non intende rispondere. Non intendo rispondere. Ci sono motivi per cui lei non intende rispondere? Non intendo rispondere, sì. È comodo, Incarnato? Lei si chiama Incarnato Mario, nato a Napoli l'8 marzo del 1953. Lei è detenuto per che cosa? Per omicidio alto. È stato mai giudicato per appartenenza alla nuova camorra organizzata? Sì. Lei ha anche altresì la facoltà di astenersi dal rispondere alle domande della Corte? Sì. Vuole rispondere? No, non intendo rispondere. Vuole chiarire questi motivi? Ma i motivi che io già l'ho chiarito tante volte, per esempio, è un si è fatto niente, cosa vale, cioè io non intendo rispondere, basta. Ma lei conferma quello che ha dichiarato al giudice istruttore? Signor Presidente, se io non intendo rispondere, ciò vuol dire che non dispongo nemmeno a passo fatto. Signor Presidente, 2 mesi fa a me mi hanno ammazzato un altro cognato.